Siamo ora in compagnia del sindaco di Montagnana e chi meglio di lei ci può raccontare qualcosa di questo borgo, che è uno dei borghi più importanti d'Italia, che effettivamente offre uno spettacolo al visitatore, direi, unico. Sì, bisogna essere solo che orgogliosi di essere amministratori di una cittadina come la nostra, uno dei borghi più belli d'Italia, come lei ha ben detto, così fregiati 2 anni fa appunto dall'associazione stessa. È un momento di attrazione per i turisti del Veneto. Sappiamo che sono oltre 60 milioni di visitatori nel Veneto, ragione per cui credo che Montagnana possa essere attrattrice di interessi proprio verso questo. Tra l'altro, appunto, in questi giorni c'è questa ulteriore celebrazione delle giornate dedicate a Montagnana, con tantissimi spettacoli che in qualche modo valorizzano ancora di più le sue caratteristiche. Certo, in questi giorni ospitiamo la Fiera del Montagnanese, laddove troviamo nella nostra meravigliosa vetrina l'esposizione dei nostri prodotti locali. Fra i tanti, sicuramente il prodotto legati al nostro DOC, al vino DOC del nostro territorio. Siete uno dei centri appunto più importanti di questa DOC, che è giovane ma è cresciuta moltissimo, e quindi penso che anche per voi sia un fiore all'occhiello. Sì, direi decisamente legata a quello che è la nostra cultura, è un prodotto da valorizzare, da continuare a valorizzare, oltre a quello che già di importante è stato fatto fino ad oggi, in quanto ha una ricaduta economica nel nostro territorio, di conseguenza economia, occupazione sociale, ma anche valorizzazione del nostro territorio steso, inteso come tale, come momento di agricoltura, di crescita della nostra realtà. Lei prima mi raccontava che il processo di valorizzazione del borgo continua con la cinta muraria e con la torre che è passata di vostra proprietà, diciamo. Sì, allora noi abbiamo questa meravigliosa cinta muraria che conosciamo, con 2 castelli dove in questo momento tra le altre siamo ospitati. Questo è già di nostra proprietà, del comune, e giusto ieri è arrivato dall'Agenzia del Demanio l'opportunità, la possibilità di desdemanializzare la Rocca degli Alberi, l'altro compendio legato appunto alla nostra cinta muraria. Questo permetterà di essere ancora più interessanti per i nostri turisti, laddove andremo anche a ospitare con uno spazio dedicato per esempio proprio le esposizioni del nostro DOC, pertanto una sicuramente credo che i nostri visitatori vogliono emozionarsi, si emozionano anche attraverso e soprattutto attraverso le degustazioni. Bene, ringraziamo il sindaco e andiamo a seguire il convegno. Grazie ancora, signor sindaco. Grazie.